Ordinatamente è un treno, il treno per Hogwarts. Se volete venire ad Hogwarts, dovete entrare al binario 9 3/4. E in che siamo fuori col carrello e cioè abbiamo paura del muro, ad Hogwarts non ci potete venire. Questa è la condizione senza la quale non potete arrivare dove in realtà si può andare. Dov'è che si arriva? Si arriva in un posto in cui studiare non è più una fatica o comunque non ci dispone più in uno stato negativo, dove ho il tempo di andarmi a prendere un aperitivo, dove posso riprendere a fare sport, dove posso uscire a cena con il fidanzato, la fidanzata, i fidanzati, gli amici, i cugini, insomma. Questa cosa qui è possibile, si può fare, è al di là del muro, dovete salire sul treno. Questa cosa qui che ci teniamo a dire, che ci tengo a dirvi, è riguarda più che altro uno stato comportamentale, non è più il metodo di studio. Il metodo di studio l'abbiamo dato, abbiamo detto tutto quello che sappiamo fare, l'abbiamo portato lì dove noi sappiamo che si può stare e si può stare in modo produttivo. Adesso vi voglio fare un discorso che però non c'entra con il metodo di studio, c'entra con il modo di stare invece nella nostra vita, nei nostri panni e nelle nostre scarpe. Il grossissimo problema che ci hanno quasi tutti gli studenti, che prima di voi abbiamo avuto noi, quindi in nessun modo sto mettendo la distanza fra noi e voi, è l'ansia. Abbiamo già accennato a questa cosa dell'ansia. L'ansia è l'ombra della sedia che di notte sembra un mostro e di giorno si riduce ad essere soltanto la nostra pigrizia. La mancanza di voglia di rimettere gli abiti, i vestiti nell'armadio, quelli si ammucchiano, si ammontano e diventano. L'ansia è una proiezione. Però fa paura e comunque ha un suo peso, è una cosa immateriale che però pesa, e come se pesa. Il nostro obiettivo è di portarvi al punto di essere in grado di decostruirla. Come si fa a decostruire l'ansia? Nello stesso modo in cui si smette di avere paura dell'ombra della sedia, si accende la luce. Le metafore sono belle perché sono dirette, ma sono anche molto semplicistiche, no? E non è proprio facile poi riportarlo alla realtà. Allora, come faccio a decostruire realmente l'ansia che quando arrivo all'esame mi sudano le mani, balbetto, non riesco a parlare, mi dimentico tutto, mi viene l'agitazione, mi viene la pianta, c'ho il blocco, c'ho la cosa. Quando andate all'esame è fondamentale il modo in cui vi ponete. Anche questo ci siamo già detti. Se voi vi ponete come dei cuccioli abbandonati, chi avete di fronte vi tratterà come cuccioli che non sono in grado di provvedere a se stessi. Se trovate la persona accogliente e comprensiva, proverà a darvi una guida, e quelli sono quelli che si dice sono i professori tanto carini, no? Proprio gentili, proprio carini. Se trovate una persona che non ce l'ha, tosta voglia di avere empatia nei vostri confronti, troverete uno che vi bastona. Come facciamo ad arrivare lì e a non avere l'ansia? La preparazione ha un ruolo fondamentale, fondamentale. Ma oltre alla preparazione c'è questa cosa, questa frase che io ho detto per caso e pare che sia diventata un mantra. E voi ve la dovete mettere nella testa, perché questa cosa che io vi sto dicendo non ve la dico io, questa cosa è la verità. Quando arrivate all'esame, voi dovete guardate il vostro professore e dovete pensare che il professore non è più di me, ma sa più di me. Questa cosa lo pone immediatamente in una posizione diversa, perché se io vado da una persona e gli metto in mano tutto quello che ho, tutto quello che sono e gli permetto di fare di me ciò che vuole, è chiaro che il suo giudizio e le sue parole peseranno come dei macigni. Ma se io quella persona la vedo per quello che è, cioè un estraneo che non ha interesse per me e di cui io non ho interesse a livello personale, che star lì per svolgere un lavoro che dura 8 ore, che poi di solito dura 9, 10, 11, che ha una vita, che ha dei figli, una moglie, un marito, dei cani, delle attività, dei genitori, una visita medica da fare. Ho di fronte a me una persona che sa super bene di quella materia, ma di me non sa niente. Io non in nessun modo posso permettere al professore di avere un peso nel giudizio della mia persona. Voi dovete andare lì con un bagaglio. Questa valigia l'avete preparata durante il mese in cui avete preparato l'esame e l'avete riempita di tutto quello che secondo voi serviva per fare il viaggio, che sarebbe la prestazione d'esame. Se vi siete scordati il phone, è un problema vostro, ma questo non vi rende delle persone orrende.
ok? Si sbaglia, si può sbagliare, si può prendere male la mira, si può misurare male. Avevo pensato di averlo preparato bene, invece vedi, non è andata come pensavo perché quella roba lì non l'ho fatta. Ma quella persona, nella persona del professore, voi vedete l'ombra della sedia, ma quella è una sedia piena di vestiti, non c'è niente. In nessun modo quella persona vi può mettere in soggezione. Non è giusto, non è giusto nei vostri confronti, non è giusto per tutta la fatica che avete fatto, per tutto l'impegno che ci avete messo. Voi siete all'università e già tenete conto che se foste nati 50 anni fa, di voi ce ne sarebbero 5 o 6 probabilmente all'università, purtroppo anche perché siete quasi tutte donne e per voi non era proprio prevedibile il fatto che poteste andare a studiare. In più c'è benessere economico, tutta una serie di cose, i vostri genitori che vi hanno permesso di arrivare all'università, chi se la mantiene da solo ancora di più. Partendo da questo, poi avete superato, molti di voi, non tutti perché alcuni non fanno medicina, quelli che fanno medicina hanno superato il test lotteria, che non devi essere bravo, non devi essere preparato, non devi essere intelligente, te devi solo essere ammazzato per fare quella cosa là e devi sperare nella grande cono di luce del fattore C, come la lotteria. Per chi fa altre facoltà è la stessa cosa, magari il test non è così selettivo ma c'è comunque fatica. E poi avete pianificato, avete chiesto, andato all'università, ora al di là di questa questione del Covid che più aggrava, però le mattine sulla metro, le mattine in cui fa freddo, la pioggia, lo zaino che pesa, l'ombrello che si rompe, le scarpe bagnate, la fatica, il posto a sedere che non c'è, tutti in piedi, nessuno ci aiuta, nessuno che ci dà un feedback positivo, nessuno che ci dice bravi ragazzi che siete venuti, vi state formando, vi vogliamo formare bene perché dovete essere migliori. Niente di tutto questo, i quaderni, le sbobine, le fotocopie, il badge, il tesserino, la firma che manca, il contrappello. E quindi poi dopo ritorno a casa, sempre lo zaino che pesa, c'è il computer, prendo gli appunti, chiedo al collega, e sera si fa tardi, sempre piove, sempre fa freddo, strade senza marciapiedi, camminiamo in mezzo al buio, i piedi nelle pozzanghere, qualcuno mi venga a prendere la metro per favore perché gli autobus non funzionano. E questo per mesi, costellato delle ore di studio in cui c'è l'amico che esce, c'è la fidanzata, il fidanzato che mi dice dai andiamo facciamo, c'è il gruppo di amici che fa quello, ci sono quelli che vanno alla mostra, ci sono i genitori che vanno, e io sto a casa e tutto mi passa davanti, io sono piegato così, la gobba, la lombalgia mi è venuta, c'ho i dischi vertebrali protrusi, a forza di sta così perché anche io ho passato una vita così mentre gli altri uscivano e stavo così piegata così. La preparazione, la ripetizione, l'esposizione ordinatamente, meno male ci stanno questi, questi qui mi aprono una finestra che magari, meno male, forse ce la posso fare. E la fatica intanto, l'impegno e la dedizione. E poi la mattina dell'esame, il giorno prima, la catarella, la febbre, il mal di stomaco, l'ansia, non riesco a parlare, mi si è seccata la lingua, madonna che angoscia, non respiro, ho la tachicardia, mi siedo lì e tutto questo accumulato per sessioni intere, mesi, volte anni, viene completamente disintegrata tutta sta fatica da una persona che non vi conosce. Voi date il potere a un estraneo di polverizzare tutta la vostra fatica, tutto quello che vi ho raccontato fino adesso. La responsabilità è vostra. Ci avete paura di una sedia piena di vestiti. Se voi spostate l'attenzione, smettete di dare a queste persone questo ruolo regale, questa sudditanza, gentilissimo, esimio, egregio professore, mi scuso enormemente per il disturbo che le arreco inviandole questa email, le pregherei se possibile nel momento in cui ha bisogno che può di rispondere, grazie, la ringrazio, mi scuso ancora infinita. Oh, ma mica il Papa, eh? E voi non siete mica suore e frati, eh? Quella è una sedia piena di vestiti. E l'ha illuminata dal punto di vista sbagliato e quindi diventa un mostro. Accendete la luce. È una persona che sta lì, che comunque lavora, che comunque si impegna, che comunque merita il degno rispetto di tutti i lavoratori. Il professore merita lo stesso rispetto che merita Arianna di ordinatamente perché sa che lavora. E quindi gli devi dare lo stesso rispetto che vedo Arianna, vabbè, Gaetana, Giulia, Valeria, Silvia. Questi sono quelli che vedo, ce ne sono Giangio, ce ne sono tanti altri dentro. Il rispetto che merita un lavoratore. Ma dopodiché, se l'esame fallisce, è un cruccio che lo studente si pone e dice dov'è che ho sbagliato? Dov'è che posso migliorare che la prossima volta pianifico e organizzo studio meglio?
ma non è un giudizio di valore. Voi non siete il voto che un estraneo mette sul libretto. È sbagliato proprio in, come concetto. Non siete un numero, non siete un voto, siete delle persone con un bagaglio che in alcune prestazioni non brillano, ok? Non vi rende delle persone peggiori, non vi rende delle persone sbagliate. Non esiste questa cosa, la dovete decostruire, dovete avere amor proprio, dovete difendere tutto quella che è la vostra fatica, perché gli studenti universitari soltanto sanno quanto è la loro fatica e i professori che si dimenticano quanto hanno faticato da studenti sono colpevoli. E quindi di questi qui siete voi che non dovete avere pietà di loro, ma zero. Bisogna essere corretti anche nei confronti delle persone che ci sono di fronte, che comunque hanno faticato. Però non è che fatica solo il professore, fatica tanto pure lo studente. Lo ripeto, i professori che non si ricordano quanto si faticava da studenti sono colpevoli. Ho letto una frase recentemente in cui c'è scritto: se hai un problema con me, chiamami. Se non hai il mio numero, vuol dire che non siamo abbastanza intimi affinché tu abbia un problema con me. E questa è un po' la stessa cosa. Non permettete a nessuno di fare di voi quello che vuole. Dovete scegliere voi. Nessuno è più di voi. Al massimo sanno più di voi.